Anche quest'anno la prima fiera italiana per importanza dedicata al settore armiero e dell'outdoor ha fatto il pieno, registrando numeri da grande appuntamento internazionale. Già dall'apertura di sabato 11 si è potuto vedere la folla delle grandi occasioni, con appassionati, tiratori e cacciatori arrivati da molte parti d'Italia in fila per entrare. Tra sabato e domenica si sono superati ampiamente le 30.000 presenze. It Show 2017 ha registrato una crescita anche dal punto di vista degli espositori del 17% e degli spazi espositivi del 20%. All'interno del format, suddiviso nelle quattro community, Hunting, Individual Protection, Target Sport e Dog Show, hanno esposto i top brand internazionali, i distributori e le eccellenze italiane del comparto armi e munizioni per uso sportivo e civile, le aziende del settore caccia, i produttori di strumenti e accessori per la difesa personale, abbigliamento tecnico, ottiche, prodotti per il tiro sportivo e per il mondo dell'outdoor e per la cinofilia. Vi lasciamo dunque all'ampio reportage che Caccia Dintorni ha dedicato a IT 2017. E qui a IT Show 2017 una gradita sorpresa per gli amici di Caccia e Dintorni. Incontriamo il nostro amico Vanni De Carlo, cacciatore esperto, ormai vi siete abituati a vederlo nei video che vi proponiamo, un cacciatore internazionale, Vanni, perché hai girato il mondo, possiamo dire così? Sì, possiamo dire così, anche perché sono tanti anni e quindi ho girato diversi paesi, soprattutto quei paesi dove è possibile effettuare la caccia. In questo momento ho il piacere di incontrare un amico da vecchia data, anche perché ho cacciato con lui circa 30 anni fa e da allora abbiamo mantenuto come potete vedere un ottimo rapporto, anche perché è una persona oltre che competente nel nostro settore è particolarmente simpatica e abbiamo avuto sempre delle affinità. Si chiama Nino Silvestri ed è il amministratore unico, il titolare, diciamo il responsabile di Brenda Caccia, che opera soprattutto in Romania e negli ultimi anni ha esteso la sua attività anche in altre nazioni dove si può effettuare una caccia, Argentina compresa, ad alto livello. Però sarà lui stesso che adesso ci spiegherà come funziona la sua organizzazione. Allora, noi sappiamo che lei è anche particolarmente esigente e attento alla clientela che va a selezionare durante queste trasferte di caccia. Con Vanni ci conosciamo da una vita, anche se lui è un po' uno, usando un termine, uno zingaro del mondo, no? Il mondo venatore. Lui gira di qua e di là, il mondo venatore, certamente. Allora, io con Vanni ho sempre avuto buoni rapporti e mi piace come uomo e mi piace soprattutto come cacciatore, che ne trovi pochi, esperti. E volevi saperlo, te lo dico adesso, no? Come è un ottimo cacciatore. Oh, giuro che non l'abbiamo combinata. Male, no, non è combinata, perché questo ve lo dico io. Io la prima volta che l'ho visto cacciare mi sono messo a controllarlo col binocolo, perciò vi posso garantire è un buon cacciatore. Promosso, ecco. Molto buono. Ecco, noi altri siamo sul mercato ormai da 30 anni, abbiamo degli ottimi clienti, siamo seri, non abbiamo problemi con nessuno, ci organizziamo alla meglio per far star bene i cacciatori. Quali sono le tipologie di cacce prevalenti in Romania e poi anche negli altri paesi? Noi facciamo dalla lodola fino all'orso, facciamo tutto, allodole, cesene, tordi, merli e dopo passiamo alla stanziale come lepri, fagiane, starne, per poi passare ancora nelle nostre riserve oche, anatre, la specialità di Vanni.
e siamo su un mercato da una vita, ha fatto i capelli bianchi, che insieme a lui ce l'ha un po'. Beh, ancora con Vanni, perciò la nostra clientela è contenta, ritorna, e adesso ci siamo un po' allargati perché la Romania andava un po' stretta così, e stiamo facendo, ecco qui, una carrellata di facciamo l'Estonia, facciamo la Russia, facciamo l'Argentina, l'Uruguay, e ecco, diciamo, così. Turismo venatorio, turismo a 360 gradi. 360 gradi, e io spero che, e con l'amico Renzo che collaboriamo insieme, spero di darvi un futuro, una delle opportunità di venatori molto molto più esigenti di quelle che voi avete. Brenda Caccia è una, è una società italiana, è una società. Brenda Caccia nasce in Romania, il proprietario, che sarei io, sono italiano, va bene, e me ne vanto, sono terrone come Vanni d'altronde. È vero, sì. E niente, siamo tutti italiani. Ecco, siamo, diciamo che come ditta siamo abbastanza messi bene sul mercato, e spero che chi viene con noi ritorna, perché siamo seri e siamo competitivi. Ecco, tutto qui. Vi aspetto, Vanni, vi saluto, allora, ci vediamo. Allora, quindi io per chiudere direi che il prossimo incontro deve avvenire sui luoghi di caccia. E speriamo di poterci confrontare sul campo e con i tuoi cani, utilizzare anche le riserve meravigliose che ha a disposizione sia in Romania che in Argentina e negli altri posti. Quindi la prossima volta ci rivedremo a caccia con Brenda Caccia, per una caccia vera, perché solo con Brenda Caccia si può avere la vera caccia. Vi aspettiamo e speriamo di fare degli ottimi carnieri insieme a voi. Grazie e ci vediamo. Il secondo anno consecutivo la CL esce dai confini regionali della Lombardia ed invade il Veneto, presente qui all'It Show 2017 con il proprio stand. Carlo, una bella soddisfazione anche per voi. Sì, facciamo il massimo per arrivare dove ci sono i cacciatori, ovviamente. Questa, purtroppo, abbiamo perso l'ex a Brescia e noi ci dispiace tantissimo, però questo è diventato un po' un punto di riferimento per il nord, e quindi dobbiamo essere presenti qua. Facciamo uno sforzo in più, però per la caccia facciamo questo e altro. E si è rischiato addirittura l'incidente diplomatico con la storia dell'aver vietato l'ingresso ai minorenni, poi però l'ente fiera ci ha ripensato, meno male, e tutto è rientrato. Sì, anche questo è una cosa incredibile, perché vorremmo sapere proprio il motivo esatto per questa cosa, ma arriveremo a fondo, ho già capito com'è stata. Però abbiamo cercato immediatamente, quando abbiamo saputo questa notizia, ho telefonato personalmente, ho detto che noi non avremmo partecipato comunque, avremmo disdetto tutte le cose e avremmo cercato con i cacciatori di far mancare il numero di cacciatori presenti. So che si sono mossi anche gli altri, subito dopo mi è stata spiegata la cosa, che sarebbe stato un replusso, che è stato nel... Però la cosa non mi è piaciuta. Sono contento, perché ne parlavo anche con Sergio Berlato, se questa cosa non si riusciva a farla rientrare sarebbe stata così in tutte le fiere, quindi è giusto che i ragazzi vengano con i cacciatori, con i nonni, con i papà. ACL qui in fiera per parlare di cacce tradizionali. Sì, sì.
Vorrei fare un distinto perché stiamo lavorando, come tutti ben sapete, con il tavolo, con la Comi, con la Briano, con gli europarlamentari, e niente, questo ci dà un attimino di speranza in più, anche se i tempi li vedo che stanno sempre allungando, però penso che questa cosa bisogna tenerla in piedi per forza, perché è una cosa che deve essere tra Italia e Europa, quindi poi ci sarà anche il governo, vogliamo capire l'Europa cosa ci impedisce e cosa non ci impedisce. Però adesso c'è la novità dell'Atlante europeo degli uccelli migratori, che forse insomma potrebbe, se usato nella maniera corretta, favorire magari un prelievo in deroga? Non lo so, ripeto, io sono preoccupato perché i tempi sono sempre lunghi, va bene tutte le iniziative vengono fatte e se portano qualcosa. L'importante è di non mollare, perché adesso è il momento veramente che abbiamo iniziato, ripeto, anche con questo tavolo a lavorare tutte le associazioni venatorie nazionali e non, però sono contento perché vedo che partecipano, vedo che si sono allargati il tavolo di questi europarlamentari che sono disposti a darci una mano. Adesso bisogna arrivare un po' al dunque a vedere quello che si può fare. Col ministro Galletti so che stanno già cercando di avere un incontro anche su questo e quindi la cosa sta andando avanti, ecco, ci fermiamo qua. Dei mangimi per cani più voluto, più cercato, è proprio questo dell'Athletic Dog, energia allo stato puro. Andrea Conforti è qui con noi per parlare anche del nuovo packaging, perché abbiamo visto questo restyle aziendale. Siamo qui come tutti gli anni presenti a Vicenza. Abbiamo rinnovato notevolmente l'aspetto grafico, layout grafico dell'azienda, quindi un restyling mantenendo però la qualità assoluta del prodotto. L'abbiamo addirittura migliorata, perché già che c'eravamo, che stavamo facendo delle modifiche, abbiamo deciso addirittura di migliorare le formule. Abbiamo fatto tutto un restyling e uno svecchiamento delle grafiche, e a Norimberga a marzo presenteremo una grossissima novità, perché stiamo sviluppando una linea nuova, ma un anticipo, non posso dire niente, se no non è più una sorpresa. L'alimento per cuccioli e per fattrici c'è sempre, abbiamo sempre tre tipi di alta energia, specialmente qui a Vicenza, per cui dove abbiamo un notevole bacino di utenza di appassionati di caccia e attività venatoria, quindi parliamo di alta energia.
energia base, l'alta energia base di carne di cavallo e l'alta energia curativa al pesce, per cui rimangono le basi e i prodotti storici della linea atletica, rivisti e magari rimessi un po' al passo coi tempi, e arriveranno delle grosse novità. E se volete saperne di più vi tocca andare a Norimberga per questa marzo, novità. Può aspettare marzo. Sì. Naturalmente sul sito internet c'è sempre tutto. Esatto. www.athleticdog.it. Ciao a tutti. Che non manca mai a Vicenza è lo stand di Baretti e siamo con Marco per parlare delle novità che avete portato in fiera. Sì, siamo qua a presentare il B18 e il B18A, che adesso li abbiamo estesi con 16 canti, quindi il B18 e il B18A a 8 canti lo conoscevano già benissimo, ora nel taglio diciamo a 16 canti. Ce lo vuoi indicare? Sì, sono questi due modelli, dove sono praticamente sono compatibili anche con le vecchie memorie, quindi se qualcuno ha ancora le vecchie memorie da 8 canti sono compatibili, comunque nel 16 sono state aggiunte delle tracce in più. Quindi per chi vuole dedicarsi a questa attività trova tutto? Trova tutto, da prodotti più economici a quelli più sofisticati, diciamo. E poi avete portato anche altre attrezzature, trasportini, sì, abbiamo, le solite abbiamo, gambe che sì, fate voi. Trasportini, anche questi qua li abbiamo presentati nuovi quest'anno. Sono dei trasportini più per il trasporto aereo che non per la macchina, ma sono dei trasportini molto, molto validi, molto belli, e vediamo. Per il birdwatching quindi avete queste novità? Siamo tutti pronti. Marco, voi questa è la prima fiera ufficiale dell'anno, poi avete un calendario molto intenso, compreso Norimberga. Sì, ci troveremo tutti poi a Norimberga e poi anche a Bastia Umbra successivamente. Questo è il giro l'iter delle fiere, sì, ormai, a cui Baretti partecipa, sì, sì, e non può mancare. Ormai sono le fiere, diciamo, che non si può mancare a queste fiere, secondo me. Dopo. Stiamo parlando comunque di richiami di grande qualità.
tutto made in Italy. Rigorosamente made in Italy, e siamo anche riconosciuti nel mondo, cioè siamo apprezzati nel mondo sui richiami perché abbiamo qualità ai massimi livelli con prestazioni elevate. Da non confondere con le cineserie che girano sotto costo e così via. Però viene facilmente riconosciuto ormai, diciamo, non ci dà più fastidio le cineserie. Ecco, quindi. Tutto rigorosamente made in Italy da Beretti. Grazie Marco. Ciao, grazie a te. E qui giochiamo in casa perché la Eurocom è un'azienda che produce munizioni e cartucce di Brescia, noi siamo di Brescia e quindi era doveroso fermarci e salutarli. Intanto la Eurocom è un'azienda che c'è da tantissimi anni, siamo con Stefano per presentare un po' le novità che avete portato in fiera. Quali sono, Stefano? Sì, buongiorno a tutti, siamo qui presenti in fiera anche quest'anno, abbiamo portato quella che è la nostra produzione abituale, nello specifico quest'anno abbiamo portato la novità del 28, del calibro 28 e del calibro 36 nella versione silenziata, cartucce che ormai sono fortemente richieste dal popolo dei cacciatori e l'anno scorso soprattutto i capannisti, soprattutto indubbiamente i capannisti, quelli che sono i nostri più affezionati, e l'anno scorso avevamo portato un'idea, una bozza di quella che poteva essere la cartuccia nel suo insieme, quest'anno l'abbiamo presentata già verso il termine della stagione scorsa, ma abbiamo portato queste nella linea definitiva, calibro 28, calibro 36, abbiamo fatto un 28 con un Bossola 65, 32 grammi di piombo, con risultati veramente ottimali, una velocità di 285 metri al secondo, una V1 e una pressione di 750 bar. Sul 36 abbiamo lavorato su un Bossolo 36-63, quindi un Bossolo normale, non abbiamo lavorato sul magno. 21 grammi di piombo, quindi abbiamo una presenza importante, ecco, di piombo, di pallini.
chiaramente qui le velocità scendono perché chiaramente col 36 per realizzare una subsonica bisogna inevitabilmente avere una pressione limitata, le pressioni siamo sui 700 ma si perde un po' di velocità, però indubbiamente la cartuccia chi l'ha provata ha riscontrato un'ottima performance, si è trovato bene. Si è trovato veramente molto bene, quindi i riscontri che abbiamo avuto nella coda della stagione scorsa sono stati veramente ottimi. Stefano, naturalmente questa è solo una parte della vostra produzione, voi producete cartucce a 360 sì, gradi noi, per tutte le tipologie di sì, calcio. Noi facciamo tutte la canna liscia, quindi tutte le tipologie, ovviamente i calibri piccoli, abbiamo parlato del 36, abbiamo del 28, abbiamo il 32, il 24, il 16 e il 20 e poi abbiamo la linea del 12, anche se la curiamo diciamo meno rispetto ad altre aziende. Abbiamo un 12 silenziato, una cartuccia molto leggera, un 16 grammi, anche qua per i capannisti l'ideale perché per i tiri attorno ai 20 metri è perfetta, un 33 grammi, un 36 grammi, abbiamo le slug per la caccia al cinghiale e poi naturalmente abbiamo tutta la nostra linea del calibro dell'8 Flaubert, del 9 Flaubert a percussione centrale. Bene, io ringrazio Stefano per tutto quello che vi può servire, contattate la Eurocom, Stefano può darvi tutte le informazioni che volete e naturalmente seguirvi nella vostra passione venatoria che è la caccia. Grazie. Soli, presidente della Conarmi, per parlare di direttiva armi dopo la votazione che c'è stata al Parlamento europeo in commissione che ha così diciamo non soddisfatto del tutto i possessori di armi, soprattutto anche chi fa avancarica come lo fai tu nel tuo settore e soprattutto i tiratori. No, diciamo che l'avancarica sicuramente è la punta dell'iceberg, i problemi ci sono nati anche con le altre tipologie di armi. Qualcuno ha criticato che io parlo solo d'avancarica, ma ne ho parlato apposta a dimostrazione che chi ha alzato la mano oppure anche chi ha dato delle informazioni non gliele ha date complete, perché se partiamo dal presupposto che questa normativa doveva servire contro il terrorismo ed era contro il traffico illecito delle armi ed era contro la criminalità, ecco, io non penso che l'avancarica sia il mezzo che queste persone stanno utilizzando o hanno utilizzato per fare questi crimini. Quindi nel momento stesso in cui a partire da questi presupposti si vuole modificare la normativa però si va a toccare l'avancarica, allora questo mi sta a dimostrare che chi c'è dietro tutto questo lavoro forse qualche informazione in più sulla problematica delle armi la deve avere e non le ha assolutamente. Quindi quando andiamo a parlare anche della marcatura delle parti fondamentali delle armi, che secondo me è uno dei temi molto ancora scottanti, mette in ginocchio le aziende, non è che le mette in ginocchio, però se guardiamo nella logistica della produzione delle armi, mettere la stessa matricola su tutte e tre le parti fondamentali, a parte il fatto che non aiuta assolutamente a risolvere i problemi della tracciabilità, ma sicuramente crea dei problemi dal punto di vista della logistica, perché se io ho la linea che fa le bascule, se ho la linea che fa gli otturatori, se ho la linea che fa le canne, se devo marcare tutte queste tre parti prima che vengano assemblate, a trovare il numero 797 dell'uno, dell'altro, di quell'altro, ci impiego ancora un pochino di tempo. Evitano i costi. A meno che non le marchi all'ultimo minuto, ma se le marco all'ultimo minuto, quando cioè le armi sono già finite, vuol dire che io ho lì delle armi finite senza il numero di matricola, ma siamo impazziti? Cioè, allora io dico, se avessero ascoltato un pochino di più i produttori, che possono anche dare dei consigli qualche volta, perché noi li diamo, perché il
nostro interesse è sempre quello di salvaguardare la pubblica sicurezza, perché salvaguardando la pubblica sicurezza salvaguardiamo noi stessi. Avremmo detto: signori, guardate che su una parte va tutta la scritta, perché guardate che non è solo la matricola, è tutto quello che c'è scritto nell'ambito matricolare, il nome, il cognome, il paese, la matricola, il calibro, il made in Italy, eccetera, eccetera. Questo andrebbe scritto su tutte e tre le parti. Avremmo detto: la zona matricolare di riferimento è la canna. Sulle altre parti al limite metterò il marchio del banco di prova, se proprio metterò la matricola anche sulla bascula, ma sull'otturatore effettivamente mi diventa difficile poter essere d'accordo. Presidente, è stato detto che questa votazione è la mediazione migliore che si potesse ottenere in questo momento a livello politico. Io sono convinto che è una mediazione semplicemente perché non conoscevano tutte le tematiche e perché non si sono informati completamente. Ripeto, se avessero parlato, cioè, se io vado al cittadino europeo e dico: signori, da oggi in poi il terrorismo è stato sconfitto perché ho normato diversamente le armi a Pietrovocaia, anche la massaia si mette a ridere, penso che si metta a ridere, dice: no signore, ora io non mi sento più sicuro. Ma io parlo da cittadino italiano, non è che sto parlando come produttore di armi avancarica, che poi tra parentesi non produco solo quelle, ma parlo proprio come cittadino, né tantomeno come presidente del consorzio Armaioli. Signori, io parlo da cittadino, per salvaguardare la sicurezza del cittadino, per contrastare il terrorismo, io vado a verificare le armi che sono acquistate illecitamente sul territorio, le armi che arrivano dall'ex blocco sovietico, eccetera, eccetera. Queste sono le uniche armi, poi magari farei una ragionata anche sui camion, perché mi risulta che recentemente non siano le armi ad avancarica a creare dei problemi, siano stati i camion. Quindi, adesso bisogna aspettare la plenaria, c'è ancora forse la possibilità di una valutazione diversa? Io me lo auguro, mi auguro che ci sia presa di posizione da parte delle associazioni, che c'è sempre stata, che ci sia anche una condivisione di idee anche con i politici che stanno seguendo questa normativa, e che poi abbiano anche il coraggio di dire: beh, se ho sbagliato sono anche pronto a ritrattare, a rivedere, cioè, ma sì, perché penso che sia una cosa abbastanza normale, insomma, tutti quanti quando sbagliano, se sono persone intelligenti, fanno di tutto per modificare l'errore, insomma. Incrociamo le dita. Eh sì, facciamolo bene, non solo quelle. Appostamento, riusciamo a fermare Antonio Orizio, che vedete anche in questo momento essere preso con la clientela. Tantissima gente in questo stand, Antonio, tantissima gente che è contenta e che ha voglia di tornare alla baraggia. Bene, mi fa piacere che lo dici anche tu, la gente è sempre tanta, Vicenza è importante, si sa la sua importanza di questa manifestazione.
Noi abbiamo particolari novità, non ce ne sono, siamo aperti col campo C, l'addestramento cani, la gente che viene tanta, stiamo lavorando bene. Adesso che è finito il periodo venatorio vero e proprio, si va avanti con il campo C. Campo C, addestramento cani con sparo nelle stesse zone dove facciamo la caccia normalmente nel periodo autunnale. Ecco, e poi naturalmente le prenotazioni, le offerte che fate. Come il periodo di caccia abbiamo delle promozioni interessanti per starne, pernici, quaglie nei territori nostri, che con tutto il rispetto per i quagliodromi è un altro territorio, come tu ben sai, insomma, ecco, sono estensioni. E poi stiamo vedendo nel video che mandi anche i VIP come Sorsoli, la Martina Bartolomei. Ci saranno, ma non posso dirlo, dei personaggioni che voi dovrete venire a riprendere, a documentare. Ma non dico i nomi, no. non li dico. Non sarà Frassine uno e De Maria. No, Frassine e De Maria, quelli sono mai pietre miliari che fanno parte dell'azienda, non sono loro. Vi farò avere queste news. Oh, ricordiamo intanto quanto è grande la baraggia, perché non parliamo di un orticello. Con l'Enta sono 5, con la nuova apertura di, ormai che risale a 2 anni fa, di l'Enta, giù fino che fa il segio da confine naturale, sono circa 5.000 ettari. E parliamo anche del tipo di selvaggina che si trova, perché è un territorio straordinario. Beh sì, la baraggia è la baraggia, è l'incontro naturale che ormai piemontese, tipico. Tipico, ma soprattutto vedi bene i cani, quest'anno è stato fatto un bel considerevole numero di beccacce, perché è la prima pianura pedemontana, no? E se entrano, perché quelle non le abbiamo nelle voliere, se entrano è facile l'incontro. E le oltre 150 battute quest'anno lo confermano. Possiamo dire che ci sarà anche la falconeria quest'anno? La prossima settimana, 3 giorni, un corso sulla falconeria maestra, tenuto da Piazza, che è il guru della falconeria nazionale. È un corso gratuito che teniamo noi in azienda, teorico pratico, molto molto interessante, sì. E poi la baraggia è stata scelta anche come una delle tappe fondamentali della Sant'Uberto, insomma, voglio dire, la cinofilia ha scelto la baraggia perché per i cani è stratosferica. Questo è motivo di orgoglio, perché quando hanno visto i territori, coloro che dovevano decidere hanno detto che era così, e questo mi fa davvero piacere. Bene, solo per queste cose vi invito a visitare il sito della baraggia o a contattare Antonio Rizio, perché lo merita. Grazie a voi.
qui ritorniamo a giocare in casa, sebbene siamo a Vicenza, It Show 2017, siamo nello stand della Siace, storica azienda produttrice di armi di Gardone Valtrompia, e incontriamo Ferdinando. Ferdinando, quali sono i prodotti che avete portato qui, le novità assolute per questa manifestazione? Beh, noi prevalentemente abbiamo una produzione di doppiette sovrapposti artigianali, come novità abbiamo portato i piccoli calibri, che a oggi ormai non sono più una novità, però abbiamo alcuni modelli nuovi 28-410 sia nella doppietta che nel sovrapposto, anche un sovrapposto alleggerito con bascola in Ergal, molto leggero, un calibro 28 da 2,1 kg. Per anche il resto, inglese, vedo calcio pistola o l'inglese, lì è comunque a scelta del cliente. Noi li proponiamo con calcio pistola monogrillo classico oppure calcio all'inglese bigrillo, ma il cliente può comunque abbinare le due soluzioni, non c'è nessun problema, sia la qualità del legno, lunghezza canne, cameratura e strozzatura sono comunque a richiesta, e anche lì nelle versioni magari un po' più eleganti c'è la possibilità di scegliere la qualità del legno, l'incisione. Quindi un prodotto customizzato per il cliente come un po' assolutamente sì, 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 sì. Siace, da quanto tempo c'è? Io la ricordo Siace tantissimi come anni. Il nome è una ditta che ha aperto nel 1957 con Boniotti. 60 anni. Da noi, esatto, 60 anni oggi, quest'anno. E noi l'abbiamo rilevata nel 1995 come Gelmini, quindi è diventata Siace di Gelmini nel 95 fino ad oggi. Quindi abbiamo cambiato un po' anche la produzione perché prevalentemente erano fucili standard da esportazione, la produzione di Boniotti. Noi abbiamo cercato di raffinare alcuni prodotti, specialmente nelle doppiette e anche nell'Express, che prima non veniva prodotto, quindi siamo buttati anche sul rigato. Cioè, quindi un prodotto, diciamo, anche artigianale, di grande qualità, sì, sì, un prodotto made in Italy. Sì, made in Italy, artigianale di qualità. Ripeto, ogni anno noi proviamo a innovare qualcosa, restando una comunque tipologia di cliente anche piuttosto esigente, insomma, che sa cosa vuole. Sì, dalla vite del calciolo fino al mirino il fucile viene personalizzato. Quindi ricordiamo, siete a Gardone Valtrompia. Sì, Gardone Siace, Valtrompia. Sito internet c'è? Sito internet sì, è www.siacearmi.com. C'è anche una mail, siace@siacearmi.com. Quindi se volete contattare la Siace, adesso vi abbiamo dato tutte le informazioni possibili. Grazie per grazie, l'anno. Grazie a voi, arrivederci. E qui a Vicenza non potevamo non passare a far visita allo stand della Confavi e trovare Maria Cristina Caretta, che è il presidente della Confavi. Quella del Veneto è una realtà che i cacciatori d'Italia invidiano. Invidiano non solo perché siete riusciti a portare a casa tantissime belle cose per la caccia, ma proprio perché avete dei capisaldo di personaggi che riescono a combattere e a ottenere. Beh, sicuramente sì, innanzitutto vi ringrazio di essere passati a farci visita nel nostro stand qui della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane. Beh, devo dire sì, molti cacciatori delle altre regioni invidiano la regione del Veneto, ma io credo che quello che è successo in Veneto, se i cacciatori riescono a capire l'importanza di fare squadra, riescono a ripeterlo in tutte le regioni del Veneto e in tutte le regioni d'Italia, scusatemi, e credo sia importante far capire ai cacciatori che di puntare innanzitutto sulle persone giuste, cioè quelle persone che vanno all'interno dell'istituzione a rappresentare il mondo venatorio, e lo vanno a fare con lo spirito del cacciatore, ma con una grande preparazione sotto il profilo tecnico-scientifica. Ed è quello che abbiamo fatto qui in Veneto. Noi in Veneto avevamo una situazione che era a dir poco scandalosa ed era veramente una situazione disastrosa. Basta pensare che stavano cancellando una parte importante della nostra storia, cultura e tradizione, perché avevano praticamente impedito ai cacciatori di poter esercitare la caccia da appostamento fisso o da appostamento precario. Beh, negli ultimi 5 anni i nostri cacciatori si vedevano, rischiavano di essere multati penalmente per aver costruito così i capanni come i loro genitori lo avevano sempre fatto, o addirittura i loro nonni, no? E per 5 anni ci hanno raccontato che non c'erano soluzione. Nel momento in cui abbiamo deciso di farci rappresentare all'interno della regione del Veneto da una persona preparata sotto profilo tecnico-scientifica, abbiamo fatto squadra e siamo riusciti a catapultare Sergio Berlatue in regione del Veneto.
Berlato. Lo abbiamo, diciamo, dopo che anni di esperienza, dopo anni di esperienza, Sergio Berlato è stato deputato al Parlamento Europeo, è partito come prima come consigliere, poi assessore in Regione Veneto, è andato in Parlamento Europeo e poi alla fine gli abbiamo detto torna in Regione del Veneto per riuscire a sistemare questa situazione. E devo dire che i cacciatori hanno fatto squadra, hanno dato i voti a Sergio Berlato e basti pensare che il candidato dei cacciatori in Regione Veneto è stato quello che ha avuto più voti, è stato il cacciatore più votato e il rappresentante politico più votato rispetto a tutti i candidati di tutti gli schieramenti politici, quindi segno inequivocabile che quando vogliono i cacciatori riescono a fare squadra. Due fasi importantissime, la mobilità venatoria e il reato di disturbo dell'attività venatoria. Allora, oltre ad aver risolto immediatamente nell'arco di 3 mesi il discorso degli appostamenti ad uso venatorio, ma ha anche introdotto, ha fatto approvare questa legge che ha presentato lui e che è riuscito appunto a farla approvare sulla mobilità venatoria. Una legge che ha dato un'iniezione innanzitutto proprio di speranza anche per il mondo venatorio, no? Perché è fatto saldo quel principio che un cacciatore paga una tassa regionale e ha la possibilità di poter cacciare in tutta la regione del Veneto. E qui molti dirigenti venatori, e di questo mi vergogno, colleghi miei, hanno preso le distanze da questa legge, perché dicevano che i cacciatori spostandosi da una provincia a un'altra provincia avrebbero distrutto il territorio, avrebbero distrutto la fauna selvatica, avrebbero fatto di tutto. Si era provato anche in Lombardia, infatti è fallito, è naufragato il progetto subito. Io devo dire che i cacciatori in maniera straordinaria hanno dato una lezione di vita a questi dirigenti venatori, perché hanno dimostrato di essere capaci di spostarsi in tutte le province con grande educazione e grande etica venatoria, e credo che questo sia stato il messaggio importante che il mondo venatorio ha mandato a quei dirigenti venatori che in qualche modo volevano impedire che fosse garantito ai cacciatori della regione del Veneto di poter usufruire della mobilità venatoria. Quindi in futuro c'è la speranza, cacciatori veneti, lombardi, quelli che praticano le cacce tradizionali, di avere questo famoso prelievo in deroga? Ma io credo che non sia lo storno. Ma io credo proprio di sì, nel senso, credo, sono convinta. L'Europa dice che gli stati membri possono applicare il regime di deroga, qui dipende dall'Italia, dipende dalla volontà politica che a livello nazionale ci possa permettere di applicare il regime di deroga. Abbiamo visto che in Veneto è stato fatto tutto l'iter previsto dalla legge per poter applicare il regime di deroga. Nel momento in cui doveva essere riunita la conferenza Stato-Regioni per poter poi dare il loro parere, la conferenza Stato-Regioni non si è mai riunita. Quindi credo che il problema sia del tutto italiano, inutile andare a combattere in Europa, dove in Europa ammettono e permettono le deroghe a tutti gli stati membri. Credo che il problema sia del tutto italiano e la battaglia deve essere fatta qui. Galletti Ispra? Va fatta qui in Italia sicuramente, e anche il ministro dovrà darci alcune risposte. Grazie.